L'arte in un certo periodo, quando è all'inizio di un movimento, quando è molto avanguardista, è un linguaggio, è un idioma che una serie anche ristretta di persone usa e capisce. Quando questo linguaggio si ripete, e ormai il linguaggio dell'arte d'avanguardia si ripete da un secolo, e ancora c'è gente che aspetta che si ritorni alla pittura. Sì, si ritorna alla pittura, ma non è quella che hanno lasciato nell'Ottocento, è un'altra roba. Questo idioma diventa una lingua. Tutti hanno un'idea almeno, che hanno derivato da una mostra che hanno visto, ce l'hanno fin da piccoli, non so, hanno un'idea e la fanno. E scrivono un libro, scrivono una poesia, fanno l'opera d'arte. Tanto è vero che basta aprire Flash Art ogni volta, ci sono almeno 60 nomi nuovi. Mostra in Finlandia, giovani artisti finlandesi, giovani artisti della California, perché hanno assunto l'arte contemporanea come lingua che può dire tutte le cose. Poi è vero che Boccioni anche faceva la mamma, dipingeva sua madre, sono quadri bellissimi, però già era una madre che si prestava a essere vista in un altro modo. L'arte non tollera tanto la ripetizione, perché è proprio sempre, come linguaggio, credo io, un'approssimazione al decifrare e nominare le cose e a catturarle nella loro specificità. Queste sono alcune parole di Fabio Mauri, dell'intervista che venne pubblicata nel 2009, venne fatta nel 2009 da Marco Marini e pubblicata poi su Notes, una rivista dalla quale poi è partito tutto, è partito questo libro. Proprio da quell'intervista le persone che hanno partecipato sono partite per poi contribuire a scrivere testi inediti proprio per archivio di memoria. Volevo inizialmente ringraziare le persone che sono sedute qui di fianco a me, il professor Alberto Oliverio, il professor Sergio Lombardo, il dottor Achille Mauri e Anna Cestelli Guidi che apriranno insieme a me questa giornata in realtà di incontro. Sarebbe interessante anche sentire da parte del pubblico qualche parola su Fabio. Vorrei dire solamente due parole su come è nato questo libro. Archivio di Memoria nasce da un gruppo di ragazzi che insieme si sono riuniti intorno a una rivista che si chiama Notes, e questa rivista ha ancora oggi la volontà di creare anche un ponte, studiare quegli artisti, principalmente italiani, che hanno fatto la storia del Novecento. Uno di questi era Fabio Mauri, e noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo intervistare e di pubblicare una delle sue ultime interviste. E come lui, anche altri, qui abbiamo Sergio Lombardo, abbiamo intervistato Maurizio Mochetti ed altri, Cesare Pietroiusti che è anche qui tra il pubblico. E anche l'idea di mettere insieme, cercare di convergere diciamo, sull'estetica partendo da campi disciplinari diversi, dalle neuroscienze alla letteratura, la poesia, l'arte. E qui è nato 2 anni fa Archivio di Memoria, cercando non di fare un libro, un catalogo, un libro che fosse celebrativo, ma che fosse una sorta di opera d'arte collettiva. Proprio per questo abbiamo tentato di coinvolgere autori, intellettuali, persone a lui vicine in vita, persone che se ne sono state influenzate dal suo lavoro, amici, familiari. Siamo arrivati a 35 autori, potevano essere molti di più, ma questo mix, questa lista di persone ha dato un contributo molto interessante da leggere, da fruire, perché non è solo testo, ma sono anche immagini, ricordi di vita, ricordi di relazione con Fabio Mauri. E poi un'altra parte del libro in cui c'è una ricerca
iconografica di immagini, di disegni, di opere retroscena del lavoro di Fabio. Vorrei subito passare la parola alle persone che sono qui vicino a me, partendo a questo punto dal professor Alberto Oliverio, che è alla mia destra, e in realtà quello che chiedo a loro è di raccontare un po' quella che è stata la loro esperienza, qual è stato il loro contributo nel libro, e anche due parole su Fabio Mauri e su quanto l'opera di Fabio Mauri e quanto il suo lavoro sia attuale oggi. Questo. Grazie, ma il mio contributo è stato abbastanza, non vorrei dire marginale, ma insomma secondario, nel senso che mi occupo di rapporti tra cervello e comportamento. Ho mirato in varie occasioni delle installazioni e delle prodotti di Mauri, tra cui il famoso muro di valigie che ho visto anche a Venezia in occasione di un convegno. Leggendo del materiale su Mauri, appunto, mi ero imbattuto in questa intervista di Marini in cui Mauri parla della percezione, che è un argomento, diciamo, vicino alle neuroscienze, alla psicologia cognitiva, e sottolinea un aspetto, direi quasi aristotelico, insomma, della percezione, nel senso che il vedere è tutt'altra cosa rispetto al percepire, ricostruire e partire da dei messaggi visivi per andare oltre la realtà concreta. Questo è uno degli aspetti che molto spesso sono stati sottolineati dagli psicologi della Gestalt, da critici d'arte, non so, Gombrich per esempio, che è stato un grande critico d'arte e che ha scritto un piccolo saggio che si chiama Cavallo di un manico di scopa, ecco, diceva da come da pochi elementi il cervello ricostruisce la realtà, così come per un bambino il manico di scopa diventa un cavallo, così molto spesso alcune immagini aprono delle serrature biologiche e ci portano al di là della percezione. Perché in effetti la memoria è qualcosa di più complesso, insomma, del ricordare specificamente dei messaggi, del imbattersi in immagini che sono statiche, ma implica tutto un lavoro che è fortemente individuale. E nella frase appunto dell'intervista di Marini, Mauri dice che il compito dell'artista anche è andare al di là della realtà, aprire dei mondi che sono fortemente individuali ma che in qualche modo sono più forti dei documenti della memoria. Se potessi fare, come dire, un parallelismo ardito, a volte ci sono dei monumenti che ricordano il passato, che sono posti lì a guardia del ricordo, monumenti ai caduti, monumento ai martiri, monumenti insomma di vario tipo. Ciononostante, molto spesso questi monumenti poi passati a una generazione non arrivano ad impressionarci. Ci impressionano di più a volte dei messaggi che sono in qualche modo più generali, più specifici. Penso sempre al famoso muro di valigie, insomma, all'idea del viaggio, dell'ebreo errante, della persecuzione, dell'essere sempre pronti alla partenza e così via, che in qualche modo appunto aprono delle serrature biologiche, come diceva Gombrich, come diceva Gregory, un percezionista molto noto. E io sono stato appunto sorpreso da questa consonanza tra le parole dell'artista e ciò che si sa della memoria, ciò che la memoria rappresenta per tutti noi. Quindi penso che molti dei suoi messaggi appunto abbiano questa valenza generale, che dicano anche a chi non ha provato quelle esperienze, esperienze di persecuzione ad esempio e via dicendo, che ci sono degli aspetti della realtà che in qualche modo ci invitano a riflettere e sollecitano alcune delle nostre memorie che non sono così precise, ma che hanno un alone di confusione in cui si fondono realtà vissuta e realtà mirata, documenti letterari e documenti filmistici, documenti dell'arte, testimonianze fatte da amici. Quindi questo ho apprezzato molto nelle opere di Mauri, e d'altronde molta della sua produzione si rivolge appunto a questa dimensione evocativa, a pochi tratti evocano in noi qualche cosa di ben più complesso.
forse è questo che potevo dire. Sergio Lombardo. Grazie dell'attenzione. Io come artista amico di Fabio Mauri l'ho vissuto il rapporto con Fabio Mauri in modo completamente diverso da chiunque altro, perché noi eravamo, come dire, sarebbe come una banda di rapinatori che parlano fra loro, no? Cioè, abbiamo un rapporto completamente diverso da quello che si ha con il pubblico. Fabio Mauri quindi per me è stato un personaggio estremamente importante, ma che nessuno del pubblico riusciva veramente a comprendere, a capire, ad avvicinarsi per vari motivi. Intanto per un fatto puramente, diciamo, estetico, le opere di Fabio Mauri sono difficili, non sono decorative, non sono piacevoli, non fanno ridere, non sono smart, non sono niente di ciò che potrebbe andare di moda oggi, almeno negli ultimi 30 anni, 40 anni. Potrebbero essere, come spirito più vicine allo spirito esistenzialista dei primi anni 60, se vogliamo, dove quando c'erano ancora questi personaggi enormi, straordinari, personaggi che avevano, accentravano un grande interesse umano e quindi erano misteriosi. Ecco, Fabio Mauri era un personaggio misterioso, un mistero che trapelava attraverso le sue mostre, ma attraverso i suoi modi erano squisiti, ovviamente, ma la sua arte, lui per esempio, quando interveniva in un dibattito, in una chiacchierata così come questa, lui diceva: io sono un dilettante, non si definiva mai artista. Mi ricordo da Feltrinelli c'era una conferenza in cui c'era Pascali che diceva un sacco di cose belle, definendosi appunto artista, e poi intervenne Fabio Mauri dicendo: ma io sono un dilettante. A volte si definiva perfino collezionista. Era difficile per lui approcciarsi come artista e definirsi artista rispetto a un pubblico che si aspettava una specie di ricreazione da parte dell'artista, cioè si aspettava, anzi andava a divertire alle mostre, no? Fabio non si divertiva, cioè, diciamo, aveva dei contenuti talmente forti, talmente controcorrente, che non c'era, cioè che era difficile dialogare sul piano estetico. Io e quindi quando Dionigi mi ha chiesto: intervieni, sono rimasto un po' frastornato, cosa posso dire, e quindi ho scritto una poesia. Era l'unico modo, diciamo, che poteva rappresentare questo tipo di rapporto. E siccome Fabio era un personaggio estremamente profondo, che aveva come, diciamo, basi, fondamenti del suo lavoro concetti tremendi, tipo la morte, tipo vero falso, tipo fedele infedele, e tipo bene male, che era, diciamo, forse il centro della sua poetica, cioè il definire cosa è bene e cosa è male, e quindi orientarsi in questa scelta difficilissima in cui il bene diventava male e il male diventava bene, e si cambiavano le parti, per cui lui stesso, che ha passato periodi difficilissimi da questo punto di vista, aveva subito questo cambiare il bene con il male, questo improvviso venir meno della grandiosità e dell'approvazione di qualche cosa, e che quello che invece era il nemico diventava
diventava in primo piano quello vincente, eccetera. Ecco, quindi questo suo vissuto faceva sì che lui dovesse lavorare su questo tipo di concetti, e quindi era spaesato, era come se lui fingesse di vivere, cioè come se lui nel mondo ci stesse dall'esterno, come diciamo guardarsi dal di fuori, che è poi un'esperienza magica, no? Cioè l'esperienza magica per eccellenza, che di solito vivono, come sarà benissimo Oliverio Ferraris, che Oliverio, che cioè il bambino spesso dopo un trauma vive, vede il suo corpo dall'esterno, no? Questo vedere il suo corpo dall'esterno è un atteggiamento ovviamente che può portare a livelli di schizofrenia, però è un atteggiamento che spesso Fabio Mauri aveva rispetto al mondo, si sentiva distaccato, si sentiva diverso. Ecco, questo è quello che è, per cui io ho cercato di dirlo con questa poesia che voi leggerete sul libro. Non ve la leggo, vi risparmio. Grazie. Ah, se volete ve la leggo. Sì. Ah, però in inglese là. È più bella in inglese. Vuoi far leggere a qualcuno che parla bene l'inglese? No, se posso leggere in italiano, forse. Ce l'ho anche in italiano. Allora, Fabio Mauri dice, io all'inizio è con una citazione proprio di Fabio, io, diceva lui, io trovo il mondo non più riconoscibile e neanche generoso, trovo il mondo inverosimile. Ho fatto alcune mostre in cui parlavo dell'inverosimiglianza del mondo dovuta alla morte. Noi siamo tutti tranquilli, non pensiamo alla morte, che è la rottura di ogni tracciato lungo, di ogni idea di felicità e di benessere. E quindi, continuo io, io vivo in un mondo inverosimile, perché quello vero è altrove, è già passato. Da che parte andava? Perché mi ha lasciato qui? Sono abbandonato in questa attualità finta, in questa scenografia irriconoscibile, in questa strada deserta che conduce alla fine. Scende nel buio, nell'assenza. Questa realtà è sbagliata. Ascolto voci che non parlano con me. Devo ritrovare la memoria dell'altro mondo, risalire alla luce, camminando all'indietro. Dove sono i miei affetti? Dov'è la mia memoria? Dov'è la mia identità? Dov'è la via del ritorno? Ora passerei la parola ad Anna Cestelli Guidi, che non è uno degli autori del libro, ma ci tenevo molto che lei potesse dire qualcosa sia sul libro che su Fabio, anche perché insieme anche con l'Alfano Miglietti hanno curato, diciamo, sono stati artefici di una mostra molto importante dell'ultimo periodo di vita di Fabio, che è Universo d'Uso. Sì, beh, io ho conosciuto Fabio invece molto tardi, nel 2008, era tanto diverso tempo che avevo veramente desiderio di poter lavorare con lui, grande ammiratrice del suo lavoro, anche delle sue riflessioni soprattutto, no? Anche di tutta questa sua riflessione teorica e dell'uso appunto del linguaggio sempre nelle sue opere.
E quando ebbi il primo pretesto, gli chiesi di lavorare ad una nuova produzione per, ve lo racconto insomma un po' così, durante, per il Festival della Filosofia che abbiamo realizzato all'Auditorium di Roma. Era una sfida un po' diversa, primo perché l'Auditorium non è un museo di arte contemporanea, non è una galleria, dunque si trattava di occupare un grande spazio, il grande foyer con delle opere nuove, con delle grandi di dimensioni molto grandi. E il tema del festival era il 68 tra pensiero e azione, dunque mi sembrava anche molto adeguato per il lavoro di Fabio che avesse fatto. Lui, devo dire che fu molto interessante, lui all'inizio un po' scettico, come era lui, voleva un po' valutare le cose, poi aderì con grande entusiasmo, anche con il tuo aiuto, insomma con la tua consulenza. E si mise all'opera per realizzare delle installazioni molto grandi che appunto per quello spazio, dunque dei lavori nuovi. E forse lì per la prima volta anche sviluppò un pensiero che poi ha continuato anche successivamente, perché fu molto interessante questa sua presa dello spazio. Per me, dal mio punto di vista come curatrice che si lavora anche sullo spazio, come lui riuscì proprio con questa idea di quasi materializzare dei pensieri, lui li chiamava dei frammenti di pensieri, forse come realizzare su dei rotoli di moquette a terra, quasi fossero, non so, le linee di un pentagramma in disordine, essendo poi lì in auditorium, tutti questi frammenti di pensieri che... Poi insomma ritrovavo nel suo lavoro sempre questo linguaggio molto anche succinto, quasi enigmatico, no? Come delle perle enigmatiche di riflessione che poi facevano pensare. Questa mostra si chiama infatti L'universo d'uso, cioè io l'ho vissuta come una grande riflessione da parte sua sull'esistenza, cioè anche sulla funzione, su quello che lui pensava forse, o dell'arte all'interno di questo mondo, e dunque... Che cos'è che noi conosciamo dell'esistenza, quali sono anche delle coordinate che ci permettono di stare al mondo e sulla funzione dell'arte. Poi procedendo nel lavoro anche, devo dire che il progetto si è ampliato molto, lui è stato estremamente generoso e io che non lo conoscevo personalmente, per me è stato un incontro molto, molto importante questo con Fabio. Alla fine siamo riusciti a fare una mostra molto bella con dei lavori che partivano dagli anni 50, dagli schermi, il piccolo cinema, le manipolazioni di cultura, dove tutto in un certo modo ha ritrovato una propria circolarità anche con le produzioni nuove. E il ricordo che ho di lui, appunto, credo di essere qui invitata da Dionigi, e sono commossa, e anche dallo studio, perché poi anche la relazione con Fabio e con lo studio è stata molto, molto intensa, cioè di molta anche emotività e molta, come dire, accoglienza veramente da parte loro. Mi sono sentita veramente accolta anche da Fabio come persona, no? Un grande maestro, per me un grandissimo maestro, ma sempre pronto a comunicare e a dare generosamente dei suoi punti di vista, anche offrirti sempre questo sguardo d'artista che aveva lui. In questo mi ritrovo con quello che diceva Sergio, che era come se lui si guardasse distante da fuori, cioè riusciva sempre a farti vedere le cose con uno scarto, come se fosse uno scarto dal di fuori, che ti fa vedere insomma delle cose da una prospettiva minimamente diversa, per cui come mettendo in atto dei cortocircuiti di pensiero, per cui arrivare anche a pensare delle cose differentemente da come uno le aveva pensate in precedenza. Dunque forse questo è quello che io sono qui adesso a portare come testimonianza, a raccontare di lui. E rimane per me un grandissimo artista, ma soprattutto un grandissimo incontro, un uomo profondamente colto, proprio di un'eleganza intellettuale straordinaria. Questo è quello che volevo dire. E ora passerei la parola a Francesca Alfano Miglietti. Sono onorato di che è sceso da Milano apposta per questa presentazione, quindi le chiedo di dire qualcosa sia sull'intervento che ha fatto sul libro che della sua esperienza e il suo ricordo con Fabio Mauri. Buonasera, oggi è il 1° aprile ed è il compleanno di Fabio Mauri. Io sono nata il 5 aprile e per molti anni abbiamo festeggiato insieme a Casa di Achille il nostro compleanno dividendo gli anni. Anche perché era il Fabio Mauri che conoscevo io, era anche un po' imbroglione, gli conveniva molto dividere gli anni con me. E io quest'anno però lo frego, perché io sono nata il 5 aprile, quindi è Pasqua, e io quest'anno risorgo. Ma devo dire che prima di risorgere mi piacerebbe parlare non tanto di Fabio, intanto faccio i complimenti a Dionigi perché il libro è bellissimo, perché tutti quelli che hanno dato qualsiasi cosa per questo libro
hanno veramente dato un atto privato, ed è molto raro che uno dia qualcosa di sé parlando d'altro, a partire da Achille, Dora, Marcella, Claudio, Sandro, cioè veramente c'è un pezzo di tutti privato. E questo vuol dire che tutti hanno creduto in questo libro, perché si danno questi gesti a delle persone che si rispettano. E io sono molto contenta che qui ci sia Anna, perché io per caso ho dato una lettera di Fabio proprio a proposito della mostra che lui stava organizzando per l'auditorium. Ma io devo dire che il più grande miracolo di Fabio Mauri è stato Achille Mauri. Io sono qui non tanto per parlare di Fabio, ma per parlare di Achille, perché secondo me Achille... Io credo che tutti nella vita vorrebbero un fratello come Achille, perché Achille, finché Fabio è stato vivo, ha potuto fare il fratello minore, il fratello scavezzacollo, il fratello che è creativo, artista lui stesso, visionario, folle, capace di grandi incontri e soprattutto con una generosità capace di mettere insieme le persone. Per Achille qualsiasi pretesto è una festa, intanto è il mago delle feste. Io credo che tutti quelli che sono qui sanno, e se hanno partecipato a una festa di Achille Mauri, sanno come sono belle le feste di Achille Mauri. Alle feste di Achille Mauri non ci si annoia, ci si diverte moltissimo, perché lui è proprio uno attento. Ci sono gnomi e fate e lucine e tutta una roba che uno viene precipitato in un mondo altrove. Ma da quando è morto Fabio, Achille ha fatto una cosa pazzesca, secondo me, continua a farlo vivere, a tutti i costi, dovunque, è molto attento a che si parli bene di Fabio, a che ci sia Fabio, a che ci sia l'opera di Fabio, a che ci sia quell'opera di Fabio. Come tutti sapete, ho curato una bellissima mostra di Fabio Mauri a Milano e sono riuscita a tenere fuori Achille da questa mostra fino all'inaugurazione, perché quella mostra parlava anche di Achille. Achille sta facendo qualcosa che secondo me è qualcosa che non c'entra la famiglia. Io non sono una che pensa che le famiglie sono quelle cose di sangue, che sono quelle cose dove c'è una mamma, un papà, non è vero. Le vere famiglie sono quelle della vita, sono quelle con cui uno poi si incontra e guarda nella stessa direzione. E da quando Fabio è morto, Achille è diventato il fratello maggiore di Achille e ha fatto il più grande dei miracoli, lo tiene in vita. Noi oggi siamo qui per festeggiare sì il libro di Dionigi, ma il compleanno di Fabio Mauri. Grazie. Allora, prima di tutto è il contrario, è Fabio che ci tiene in vita, perché sono le sue opere che sono vive. Nel frattempo sono abituato ai complimenti, mi chiamano sfettuoso, non sono abituato ai complimenti, quindi i complimenti mi emozionano. Allora, è Fabio che ci tiene in vita. Il mercato dell'arte ha fatto tanti artisti ricchi, ma si devono essere molto annoiati nella loro ripetitività. Fabio non è diventato ricco, non ha fatto mercato, ma si è molto divertito nella sua diversità. Ha seguito sin dall'episodio del maiale, perché da piccoli noi vivevamo fuori Rimini, a un certo punto avevamo un maialino come scort, come giocattolo, perché per arrivare a casa nostra c'era un tunnel occupato dai militari tedeschi e quando andavamo in gita in bicicletta Fabio aveva una pedalata irrispettuosa che è stata fatta notare varie volte. Allora non potevamo più andare in questo tunnel e quindi il maialino. E col maialino giocavamo anche a mosca cieca. Un giorno arrivano 6-8 individui armati, ammazzano il maiale e Fabio si butta sul maiale col suo camice da pittore. Questi qui si incavolano, ma cosa cavolo fa? Mia madre dice: Fabio, vieni via, dice, ma tu non sai chi sono io. Allora ci chiama tutti e quattro i fratelli e dice: venite che Fabio ci dice chi è lui. E lui dice: io sono uno che se vede le cose deve raccontarle, deve dirle, deve significarle, deve lasciarne una traccia. Praticamente aveva fatto una sacra sindone di questo maialino e pochi giorni dopo, quando ha avuto la notizia che i nostri parenti e amici non erano così ordinatamente nei campi militari,
a fare patate per i tedeschi, ma erano patate loro stesse. Lui ha avuto una crisi che è durata un sacco di anni, e in quegli anni io sono diventato suo padre, al contrario, perché ero l'unico innocente. E così è ancora. Questo è bello. Grazie. Adesso per coerenza con il tuo libro dovresti far dire due o tre parole alle facce di questo qua, che sono parte del libro. Certo. Perché... Allora, però prima di questo volevo ringraziare alcune persone che hanno partecipato a questo libro. Prima di tutti i miei amici e compagni di avventura: Chiara Camilli, Manuel Focareta, Simone Gutturiello, Danilo Innocenti, Marco Marini, Jacopo Anatoli, Luna Sarti e Giulia Torromino. E poi i ragazzi dello studio, che ci sono stati molto vicini e molto, ci hanno aiutato molto alla stesura di questo libro. E li ringrazio molto: Dora, Sandro, Marcella, Ivan, Claudio. Tra il pubblico vedo qualcuno, e quindi partirei dal più lontano. Vedo Furio Colombo e vorrei che potesse dire qualche parola. Come, sì, se riesce, sì. Grazie ad Achille che è l'autore di tutto questo, grazie del ritrovarsi qui. La mia nostalgia di Fabio e il mio vuoto della sua non presenza, che però riesco in qualche modo a rigenerare attraverso percorsi con cui in qualche modo mi ha contaminato, è la sua straordinaria conversazione. Perché è una conversazione che ha la patina, l'apparenza, la gentilezza, la grazia della conversazione borghese. Una conversazione quieta, dolce, assolutamente non polemica in nessun punto, che improvvisamente si apre su uno spazio drammatico, rivela una cosa incredibile, come per disattenzione, come se non fosse l'intenzione di indicarti quella cosa. Però appare, la senti, la vedi e sai che sta dicendo qualcosa di tremendo, di drammaticamente diverso. Ti affacci con lui su un altrove, ma c'è un sorriso, c'è un'abilità straordinarie di uscirne, di passare intorno a questa faglia che improvvisamente si è aperta, di proseguire nel discorso oppure di studiare, di vedere quale sarà la tua reazione. Tu hai delle chance nella conversazione con Fabio, potresti entrare in una di quelle faglie, potresti accettare uno di quei precipizi sull'orlo dei quali la sua conversazione ti spinge con una tale amabilità che tu pensi che stai soltanto parlando su un divano con un carissimo amico e ti stai soltanto scambiando delle idee. E invece sei altrove, ti sta portando altrove, come certi venti leggeri che solo se c'è una vela o se c'è una tela o se c'è ci sono le foglie di un albero ti accorgi che il vento non è affatto leggero, ma è un vento molto forte. In realtà appariva quasi carezzevole e aveva la trovata di delle finte esitazioni che sono tipiche della buona conversazione borghese, quelle in cui si lascia spazio all'interlocutore, quello in cui si rallentano i tempi, quello in cui si allargano le maglie del discorso.
Tu potresti entrarci di impeto, potresti entrarci in modo logico, potresti entrarci in modo antagonistico, potresti entrarci in modo con un guizzo vitale che porta altrove. Se non lo farai è perché la bravura, ma anche la diversità del tuo interlocutore ti ha portato, con l'aria di chiacchierar di niente, in un luogo che non conoscevi. E sei ancora disorientato, ti stai ancora guardando intorno e sta cercando di capire se è un paradosso. Ecco, una cosa che Fabio non faceva mai, non usava il paradosso. Era, non era un paradosso quello che ti stava dicendo, non era una invenzione retorica o una trovata del buon conversatore che improvvisamente guizza con un argomento più in alto e rivela qualcosa, come in quelle fotografie che se le sposti un po' vedi delle cose che non avresti visto. No, no, era davvero in tre dimensioni, nel senso che c'era il profondo, ma il profondo nel senso del rischio, il profondo nel senso del nuovo, il profondo nel senso del non immaginato. E allora lo seguivi e arrivavi con lui a delle spianate che erano come certi sogni, l'impressione di esserci già stato ma non sapevi bene, e avresti voluto che lui continuasse. Questo non poteva, non poteva accadere nella vita, perché una buona conversazione borghese ha dei limiti. Perché la conversazione di Fabio non era mai monologo. Quanti artisti abbiamo conosciuto, quanti grandi personaggi abbiamo conosciuto, ammirato, amato, che però ci hanno parlato sempre solo con monologhi. Stavo pensando mentre ascoltavo a un elenco di grandi nomi che avrei potuto fare, sarebbe ingiusto e poi è completamente fuori posto, ma a un elenco di apparentemente grandi conversatori che in realtà sono sempre stati portatori di monologhi, magari monologhi geniali, monologhi di cui sei grato per sempre e per tutta la vita. No, non era il percorso di Fabio. Il percorso di Fabio era come salire in montagna e fermarsi, e il paesaggio improvvisamente è diverso, lo guardi, non era quello che conoscevi, di cui non sei mai passato, ma stavamo parlando di una cosa così familiare, eravamo così vicini e così accanto, e siamo partiti da un non nulla e stavamo occasionalmente occupandoci di una cosa accaduta o segnalata da un giornale o detta da un amico o da una frase del tutto casuale, e gli spazi si aprivano e poi la conversazione finiva, perché finiscono le conversazioni. Semplicemente tu eri diverso e avevi capito quanto lui avesse, starei per dire, da nascondere, nel senso che era sempre così apparentemente lieve, apparentemente mondano, apparentemente gentile, apparentemente fluente nella sua connessione con tutti gli altri esseri umani, indipendentemente dal livello di interesse e dal grado di qualità. Grazie. Ma la conversazione, devo dire, è stato il suo dono più grande, proprio perché aveva quell'apparenza di quieta e tranquillo, di quieto e tranquillo scambio di impressioni borghesi e di impressioni quotidiane, che ti nascondevano qualcosa di grande e drammatico, che invece c'è molto, persino in alcuni aspetti del suo lavoro che abbiamo a suo tempo considerato minore o più occasionale o meno straordinario di altro. Tutto quello che ha fatto non apparteneva né all'ovvio, né al banale, né al quotidiano, né al moderno, né all'evidentemente artistico. Era altro, ed è di questo che stiamo parlando. Grazie. Grazie, grazie mille. Vi chiedo... Vi
intendo di essere brevissimi. Vedo Miriam Mirolla, se vuole dire due parole. Buonasera, grazie di questo invito così improvviso. Sarò brevissima perché Fabio è una di quelle figure che hanno creato un vuoto nella città, ma al tempo stesso una presenza. Qui ci sono altre assenze importanti, anche Elisabetta Catalano, che è stata la compagna della sua vita per un bel pezzo di strada. Ma ogni volta che passo da Piazza Navona non posso non guardare il balconcino e ricordare appunto questi pranzi, questi momenti di intimità intellettuale con Fabio, che erano delle folgorazioni, come diceva Francesca, come diceva anche Furio. Delle folgorazioni che mandavano avanti il lavoro dell'arte. E io credo che oggi noi abbiamo un'eredità straordinaria, che già per fortuna i nuovi ragazzi, i nuovi artisti dell'Accademia, gli studenti, i ricercatori stanno raccogliendo. Cioè un deposito, un lascito di idee, di intuizioni enorme, su cui anche il resto del mondo si è sintonizzato rapidamente. E quindi noi Fabio Mauri adesso lo vediamo praticamente ovunque, nelle forme più riconoscibili per noi che abbiamo conosciuto Fabio. Questo credo che sia la cosa più interessante. Un'ultima cosa che posso dire, i miei studenti non hanno conosciuto personalmente Fabio perché era già in un periodo di grande stanchezza, quindi non ho avuto proprio l'indelicatezza di chiederglielo, però lui era l'argomento quasi costante delle nostre lezioni e questa forza ha fatto sì che molti dei miei studenti siano andati direttamente da lui, quindi c'è stato un travaso, relazioni che non si sono fermate così a un incontro solo, ma sono diventate frequentazioni, giovani artisti che hanno impostato la loro strada, la loro professione proprio grazie a Fabio. E quindi io credo che la tradizione di ricerca che è nata da Fabio è una tradizione importantissima, ancora c'è molto da fare, c'è molto da valorizzare, non dovremmo farla solo su Fabio questo lavoro, e qui è vero, Francesca ha ragione, la figura di Achille è propulsiva per la storia di Fabio. E ci sono anche altri artisti che meriterebbero questa forma di propulsione. Noi siamo qui, spesso noi che facciamo questo lavoro della critica d'arte eccetera siamo a volte presi da tante cose, distratti, e non riusciamo a fare questo lavoro anche perché il nostro contesto storico italiano comunque ci continua a penalizzare fortemente, ma credo che questo sia un segnale da cogliere e da sviluppare poi in futuro, quindi grazie per questo intervento e grazie. La professoressa Cherubini, se vuole dire due parole. Anch'io sono venuta apposta da Milano. Grazie mille. Ho anche anticipato le mie lezioni. Non voglio dire molto, voglio dire che mi riconosco completamente nel ricordo di Fabio che ha fatto Furio Colombo, completamente, cioè riconosco il mio Fabio, riconosco il nostro Fabio, il Fabio di tutti in quello che Colombo ha detto. Io ho partecipato al libro forse in una forma sbagliata, nel senso che invece di uno dei tanti ricordi personali, perché penso che sono anche una forse delle persone che ne ha di più con Fabio, perché ho diviso buona parte del lavoro e buona parte della vita, invece ho inviato un testo che avevo scritto in occasione della mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna su un'opera che era, tra i tanti testi che ho scritto su Fabio, su un'opera che era Manipolazione di cultura. E un po' perché devo dire che proprio perché ero molto coinvolta nell'amicizia con Fabio, cioè Fabio è stato uno dei grandi amici della mia vita, insieme a Elisabetta, insieme a Gino De Dominicis, insieme a Alighiero Boetti, a Vettor Pisani, a Carlo Accardi, sono stati gli amici di tutta la mia vita, i più stretti, quelli con cui ho diviso tanto. E quindi forse ero troppo coinvolta per parlare di ricordi, per parlare del rapporto di amicizia, del rapporto umano che era forte, che c'era.
E quindi ho preferito presentarmi con un testo, forse era fuori luogo, su un testo sulla sua opera, però non era nemmeno tanto fuori luogo, perché credo che Fabio sia molto nella sua opera e credo che in quell'ondata di nero che sale e che scende di manipolazione di cultura ci sia tutto Fabio. E prima il carissimo comune amico Sergio Lombardo ha detto che Fabio guardava il mondo dal di fuori e si guardava con uno sguardo dal di fuori, l'ha ripetuto anche Anna Cestelli. E una volta mi svelò per il segreto, mi svelò perché nelle tante volte che è venuto a Brera, perché invece i miei studenti l'hanno conosciuto tanto bene, e aveva iniziato la sua conferenza così: ai miei occhi il mondo è apparso sempre come una gigantesca proiezione. Ecco il segreto, lo sguardo dal di fuori, perché il mondo è una proiezione, lo conosciamo il suo lavoro, il lavoro delle proiezioni, il Vangelo secondo Matteo buttato addosso a Pierpaolo Pasolini con la camicia bianca seduto su una sedia sulla soglia della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Bologna il 31 maggio del 75. Ecco, questo modo di lavorare di Fabio non era capito, ha ragione Sergio quando dice, cioè non era capito, perché non era capito? Perché era difficile, per tutto quello che tutti hanno detto finora, non era capito perché Fabio era un grande precursore, era un grande anticipatore, Fabio era avanti, ora i nostri allievi, i nostri studenti, i giovani artisti, i giovani curatori lo stanno comprendendo e lo amano da morire. Ma allora era troppo avanti Fabio per essere capito da un mondo dell'arte che si trovava in tutt'altra, spiazzato in tutt'altra direzione. Fabio era troppo avanti per i suoi tempi. E allora io me li ricordo tutti, alcune giovani critiche, allora ragazzine, io, Francesca, Caroline, siamo state sempre subito appassionate del lavoro di Fabio. Non potevi non appassionarti di Fabio, per l'uomo straordinariamente fascinoso, straordinariamente elegante, straordinariamente intelligente, straordinariamente brillante che era, ma per il lavoro era di una forza, di un interesse, di un'intelligenza, di un'acutezza, di una ricchezza, di una profondità, di una complessità incredibile, però era un lavoro, anche il modo di allestire di Fabio, io me li ricordo tutti quelli che criticavano Fabio, me li ricordo a uno, e siccome mi chiamano la testimone a carico, qualche giorno glielo ritirerò fuori, quelli che non hanno capito il lavoro di Fabio. Dicevano che era troppo intellettuale, dicevano che era troppo ideologico, dicevano che era... criticavano il modo di allestire, non dissemina i lavori, mette troppe cose, ma quello è il modo di allestire proprio esattamente che c'è ora, tra l'altro, e che Fabio ha anticipato con la sua grandezza. Quindi grandi manifestazioni come Documenta gli hanno reso omaggio, ora gli renderà omaggio giustamente la Biennale di Venezia. Io non voglio dire altro perché sono anche molto commossa, voglio dire solo una cosa. Oggi è il compleanno di Fabio e anche il compleanno di Gino De Dominicis e io spero che stiano insieme e sicuramente sono in qualche festa o in qualche locale e si stanno divertendo tantissimo alle nostre spalle. Buon compleanno Gino, buon compleanno Fabio. No. Prendo spunto da, per ringraziarvi e chiudere, prendo spunto da quello che tu hai, questa scenetta che hai raccontato, paradisiaca. Tra l'altro Fabio aveva il terrore del paradiso così come veniva raccontato, perché è mortale, cioè noiosissimo, proiettato all'infinito, non c'è mai stato nessun racconto che abbia letto, voglio dire, ecco. E in poi, lui che era molto cattolico, è più la parte più noiosa, lui che era molto cattolico, nell'ultimo periodo della sua vita, in cui sono stato molto spesso con lui, passava un tempo a ricalcolare Dio nel micro, perché non ha mai pensato che Dio fosse come quello della lavazza, nel macro, ha sempre pensato che Dio fosse una certa quantità di qualche cosa,
Adesso che hanno scoperto il bosone, che è molto più piccolo di Nerbino, ecco, io per ricollegarmi al suo libro, gli ho disegnato a nome di Fabio la formula per calcolare Dio nel bosone, cioè un Dio piccolo che pesa 5 kg più o meno, viene fuori da questi calcoli, ma sono 5 kg con cui si può fare tutto. Invece la persona, cioè voi, in teoria, sempre secondo questa teoria che è ancora molto rudimentare, alle primissime armi, pesereste intorno ai 22 grammi di bosone. Questo è. E questi 22 grammi sarebbero questa famosa anima. E questa famosa anima ha un potenziale riproduttivo gigantesco. L'unica idea che ha, che non fa paura, è che io sto ripetendo quel che pensava Fabio, che era molto cattolico e che quindi lui voleva trovare una soluzione al problema della morte, perché chi non è molto cattolico ci rinuncia a trovare una soluzione al problema della morte, ma lui la voleva trovare. Quindi lui sosteneva che a un certo punto quella piccola particella poteva ricreare qualsiasi cosa, perché tanto chi ricreava l'universo sapeva che faceva un atto provvisorio e che la vera ricchezza era l'eternità. Quindi uno poteva essere passerotto, ammazzato da una fucilata e tornare nell'eternità per scegliersi un altro ruolo. Ecco, se arrivate alla fine di questa formula, forse è vero. Grazie. Ringrazio tutti, ringrazio Marina Patriarca, Ilary Mostert e gli altri che hanno partecipato. Chiuderei per festeggiare con il rinfresco. Vi invito ad acquistare il libro perché è un'autoproduzione e serve anche a noi per continuare questo lavoro di riscoperta, ma non è tanto riscoperta, di grandi artisti come Fabio Mauri. Grazie.